Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio sbrilluccicoso canale. Oggi vi parlerò del sito Perline per Bijou. Perline per Bijou è un sito veramente molto innovativo che ogni mese ci propone delle vendite speciali tramite delle scatole, o meglio delle box, che contengono del materiale creativo. E ogni mese questo appuntamento lo aspettiamo in tante perché effettivamente c'è la convenienza, la qualità e il gusto, tutti insieme, in quanto la titolare Valeria, che saluto, ogni mese veramente ci sa stupire con degli abbinamenti spettacolari di colori e di perline. E, tra l'altro, ad ogni box c'è abbinato ogni mese un progetto di Francesca Piombino, sempre bellissimi, quindi praticamente ogni mese abbiamo le due possibilità. Di box, le due varianti di colore abbinate ad entrambi due progetti appunto di Francesca. Questo mese era un mese particolare, essendo Natale, infatti io ve lo sto mostrando adesso in quanto ho deciso di metterlo sotto l'albero. Questo mese, giustamente, essendo Natale, ho preferito appunto aprirlo il giorno di Natale, sia questa che l'altra box che vedremo dopo. Questa in realtà sapevo già il contenuto perché è stato pubblicizzato da Francesca, appunto anche insieme al progetto allegato, che è una parure stupenda, in questo caso trattandosi di Natale. Tutto moltiplicato al di più praticamente, quindi una parure spettacolare che si chiama Snow Queen, che magari ve la lascio qua. E ancora non ho avuto il tempo di realizzarla io, quindi vi ho fatto vedere la fotografia originale di Francesca, una parure veramente bellissima. Capite già dalla foto che avete visto velocemente che i materiali contenuti in questa box sono stupendi. E ora passo appunto a mostrarveli. Intanto vi faccio vedere come si presenta. Eccola qua. Tra l'altro, questo mese è tutto, come vi dicevo, più a differenza degli altri mesi, è una box più costosa, ma perché c'è il motivo, ora vedrete quanto materiale c'è e soprattutto quanto Swarovski c'è. Quindi fate due conti e capirete che c'è un notevole risparmio, considerando anche che abbinato ci sono due schemi di Francesca per realizzare la parrucca che avete visto. E, tra l'altro, in questa scatolina c'è un meraviglioso pensiero di Natale che poi vi mostrerò. Anzi, adesso magari cambio l'inquadratura e vi faccio vedere tutto meglio. Parto subito col mostrarvi l'omaggio della box, appunto, che avete visto all'interno della scatola grande, questa scatolina più piccola, che contiene appunto l'omaggio della box. Tutto ben impacchettato, io ho già aperto, ma ovviamente ve l'ho rimesso come era per farvi vedere la cura di ogni dettaglio. E guardate qua questo meraviglioso quadernino personalizzato. Bellissimo, questo è il marchio, il nuovo logo di Perline per Bijou. Anche il sito ha cambiato tutta la grafica, è diventato ancora più bello. Vi invito sicuramente a dare un'occhiata. Vi lascerò qui sotto il link di riferimento sia del sito che del gruppo, il gruppo Facebook, dove ogni mese ci sono tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda l'uscita delle box, l'uscita delle bag. Dopo vi parlerò appunto anche delle bag. E questo è appunto un graditissimo omaggio. Uno dei graditissimi omaggi, perché come vedrete ce ne sono altri. Allora, dentro. E ora passo invece a mostrarvi il contenuto vero e proprio della box edizione speciale di Natale. Io, come vi dicevo, ho scelto la variante bianca e celeste, e questa appunto viene riportata già dalla confezione prima di aprirla, i colori appunto. Allora, apriamo. Tutto ben sempre impacchettato, qua spunta subito anche l'omaggio che Valeria ogni mese, quello che avete visto prima era l'omaggio speciale, diciamo, di buone feste di questa box edizione appunto natalizia, molto più ricca e molto più ampia, diciamo. Mentre ogni mese comunque Valeria ci mette questa bustina di omaggio che contiene ogni mese delle bustine diverse, sempre a tema comunque con il contenuto del resto della box. Come vedete, confezioni intere anche per quanto riguarda l'omaggio. Allora, passo subito a farvi vedere tutto questo meraviglioso bottino che servirà appunto a realizzare anche la parure. Allora, vi mostro subito queste. Guardate quanto sono belle queste, le delica. Guardate
Guardate il colore, non so se riuscite a capirlo. Già, a parte che si presenti nel suo flaconcino meraviglioso, poi guardate il colore, veramente bellissimo, con questi riflessi molto belli. Io adoro le Delica, poi quando sono così particolari non vedo l'ora di utilizzarle. Allora, mettiamo qua, faccio vedere magari velocemente, guardo man mano che mi viene in mano la roba che può essere in fila, come ad esempio gli Swarovski. Inizio appunto da quelli da 12 mm, sono ben 4 e sono in questo meraviglioso colore che, come sapete, io adoro, il Paradise Shine. 4 pezzi appunto di Rivoli Swarovski da 12. Poi, sempre come Rivoli, abbiamo anche 2 pezzi da 14, sempre ovviamente nella stessa colorazione. Guardate che meraviglia! Poi, come se non bastasse, perché ovviamente la parure prevede anche dei meravigliosi orecchini, come avete visto, ci sono anche gli chaton da 8 mm con con le relative basi, appunto, per incastonare lo chaton Swarovski, sempre chiaramente nello stesso colore Paradise Shine, tutto coordinato e con i relativi perni per incastonarli, appunto. Bellissimo. Poi abbiamo queste meravigliose perlozze, guardate quanto sono belle, belle e leggere. Sono le perlozze, quelle della Miyuki, le cotton pearls, sono da 12 mm, sono 5 pezzi. Cioè, guarda, sono veramente leggerissime, bellissime, veramente fatte benissimo. Poi, allora, continuiamo con le perline. Ah, no, anzi, continuiamo con gli Swarovski, che chiaramente avete visto quanti rivoli ci sono di 3 misure, e qua invece ci sono i bicono da 4 mm, sono ben 50 pezzi e sono questo meraviglioso white opal. Guardate quanto sono belli. Poi abbiamo le Miyuki, le Rokai, tutte e tre le misure, scusate, eccole qua, 11, 15, 8, tutti nel colore chiaramente Duracoat Galvanized Silver, eccole qua, qua veramente le confezioni intere che ci rimarranno anche per fare altri lavori. Poi abbiamo queste, che sono le Gem Duo, in questo bel colore, si chiama Powdery Pastel Grey, confezioni da 10 grammi. Poi abbiamo le Arcos di Puka, 10 grammi. Sappiamo benissimo quanto costano appunto queste perline, quindi se avete fatto già due calcoli del contenuto della box, veramente molto molto ricca, veramente. Tra l'altro la confezione appunto da 10 grammi, quindi tantissimi pezzi. Anche qua ci rimarranno senz'altro per fare altri lavori. E in abbinata abbiamo anche 10 grammi, anzi no, scusate, qua sono 5. L'abbondanza ha preso il sopravvento su di me. Comunque 5 grammi, guardate quanti sono, perché effettivamente sono tantissime. Le mie sono piccole, quindi mi aveva ingannato quello. 5 grammi sempre della stessa colorazione, quindi anche queste perline sappiamo il suo costo, diciamo. E poi abbiamo la minuteria, ok, i perni li avevamo già fatti vedere là perché sono insieme ai chaton. Abbiamo gli anellini e abbiamo questa chiusura calamita che ci servirà appunto per comporre il nostro bracciale. Bellissimo. Ok, questo è il contenuto appunto per quanto riguarda la box. Ora tiro via un attimo perché ho altre cose, scusate, da mostrarvi. Ed eccomi qua per mostrarvi quest'altra meravigliosa box. Questa qua è misteriosa, la Mystery Christmas Box Big. Questo è stato il motivo per cui ho deciso di aprire le mie box a Natale, proprio perché per quanto riguarda la box che vi ho mostrato, quella ufficiale, diciamo, sapevo il contenuto perché l'avevo visto nel video appunto di lancio di Francesca. Mentre in questo caso erano box a sorpresa, c'era la possibilità di scegliere box le small da 15 euro o le big da 25 euro, e il contenuto era a sorpresa. Anche questo lo trovo veramente entusiasmante. Ora passiamo insieme a vedere cosa contiene la box. Allora, aspettate che ce la faccio ad aprirlo. Sì, ce la facciamo qua. Ok, così vi faccio vedere anche in questo caso. Io ovviamente ho già aperto, ma ho rimesso tutto com'era.
Già la velina anche in questo caso fa trasparire, diciamo, il colore che primeggia nel contenuto. Ora metto qua la scatola e apriamo insieme appunto tutto quanto. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Avete dato una sbirciatina veloce. Io ora rovescio qua davanti il sacchetto, ve li faccio vedere pian piano tutti i meravigliosi materiali contenuti. Allora, questo lo lasciamo qua, che mi piace, come anche prima l'abbiamo lasciato la celeste. Allora, iniziamo da queste meravigliose due nappine, queste belle lunghe. Guardate, c'è veramente ottimo. Io queste le uso morbide, morbide tra l'altro. Le uso tantissime queste nappine per fare i charm per borsa, quindi veramente ottimo questo meraviglioso colore verde. Poi abbiamo, allora, arrivano subito queste meravigliose fialette. Guardate che belle, io adoro le fialette che contengono le perline, quindi ottimo. Abbiamo in questo caso dei mezzi cristalli da 4 mm, questo meraviglioso colore, bellissimo. Ah, è finitura, ecco perché è meraviglioso già così senza aprirlo. È una finitura, vediamo se so dirlo. Ecce, ecce, vabbè, comunque è quella parola lì che non mi viene, ma dopo un po' che lo dico mi viene. Comunque, ecce, full Celsian, Celsian, meravigliosi, veramente, non vedo l'ora di utilizzarli. Ok, poi abbiamo dei cipollotti da 6x4, green emerald, un filo da 99 pezzi circa, guardate che bel colore, tutto perfettamente abbinato come vedete anche qua. Poi abbiamo un'altra fialetta che contiene dei cabo, scusate, doppio foro da 6 mm in questo color mint luster. Bello, bello, bello. Poi abbiamo delle SO, un bel pacchettozzo da 10 grammi in questo color pastel lime, ottimo. Poi abbiamo queste sono le Emma Beads. Queste perline le ho utilizzate, secondo me, se ricordo bene, in un altro progetto di Francesca, sempre nelle box. Tra l'altro trovo queste box un ottimo modo anche per scoprire e conoscere perline che non conoscevamo, un modo per averle appunto, sperimentarle al di là dello schema, perché comunque, come vi dicevo, ne avanzano sempre un bel po'. Questo appunto è il colore. Poi, un sacco di roba, ragazzi, veramente. Abbiamo questi cabochon sempre doppio foro, però da 7 mm, quindi quelli più grandini, perché questi avevamo visto, era la misura da 6 mm e questa è la misura da 7. E sono 30 pezzi, Saturated Metallic Flame, belli belli. Poi, che meraviglie, le meraviglie più delle meraviglie, ve le lascio per ultimo, ma sono tutte belle qua. Quindi andiamo con queste gocce, sono 4 pezzi, pensate, ben 4 pezzi di gocce in pietra dura, pasta di pietra dura, in questo bellissimo colore, orange, guardate che belle. E quindi, cioè, cominciate a fare veramente i conti del contenuto e veramente sappiamo benissimo che anche queste gocce in pasta di pietra dura costano, quindi se fate due conti, è stata molto conveniente anche la mystery box, oltre che meravigliosa la sorpresa del contenuto, che non sapevamo cosa ci fosse. Belle, belle. Poi, che mostrarvi? Ah, giusto, questi bellissimi componenti, questi fiori in chiffon, guardate, che belli. Poi, allora, vado per ordine. Ci sono queste bellissime monachelle, guardate, col cuoricino. Sono monachelle, tra l'altro, in placcate d'oro, quindi gold plated 24 carati. Ottimo, veramente ricchissima. Poi
Abbiamo questi perni, questi vasi per i perni, come abbiamo visto nella box. In questo caso sono in colore oro, sempre con l'anellino per appendere la nostra creazione. E abbiamo chiaramente gli chaton da mettere dentro, per incastonarli, diciamo, per mettere dentro alla base, in questo meraviglioso royal green. Belli, belli, belli. Un altro dei colori che adoro. Vabbè, che è difficile dire quali non adoro, sono tutti belli comunque i colori. Guardate qua. Ci sono anche due 14 mm, sempre Royal Green. Bello, bello, ricca, ricca veramente questa box. E ora finisco col mostrarvi un'altra ricchezza, perché queste sono delle rocaille che io utilizzo tantissimo ultimamente, sono della Miyuki, sono i tre formati, quindi 11, 11, 15, 8, tutti quanti da 10 grammi, anche quelli da le 15.0, e sono il Metallic Light Bronze, che come vi dicevo ultimamente uso tantissimo. Ora metto via questo perché ho altre cose da mostrarvi, già che ci sono vi faccio vedere anche delle bag che ho preso. Ed ecco che ora passo a mostrarvi le bag. Ogni mese, insieme alle box, Valeria ci propone anche delle bag, quindi dei sacchettini contenenti vari colori di tipi di perline solitamente molto innovative, cioè quindi perline che magari anche se sono uscite da un po', magari sono meno note di altre, quindi la possibilità così di poterle conoscere meglio a un prezzo vantaggioso, ovviamente, perché essendo confezioni multiple, diciamo di più pezzi, di più sacchettini, c'è anche la convenienza. Quindi vi invito ogni mese a guardare anche la sezione bag. Chiaramente quelle che ho preso io sono solo un esempio che c'era disponibile in quel momento, ma ogni mese troverete bag sempre diverse, ma sempre convenienti, sempre veramente da guardare sicuramente e anche da apprezzare e da comprare, perché veramente c'è la convenienza e, come dicevo io, la possibilità di mettersi in casa perline da sperimentare nuove. Allora, iniziamo appunto come novità da queste, che sono le carrier bead. Quindi questa è la Carrier Bead Metallic Bag, quindi sono praticamente, c'erano varie colorazioni abbinate, sempre a bustine da 3, e io ho preso le versioni metalliche. Queste, le Carrier Bead, sono queste nuove perline per l'ozio grosse, che non vedo l'ora veramente di sperimentare. Piacciono veramente un sacco. Ok, poi abbiamo la bag delle Storm Duo Metalliche. Quindi anche in questo caso ho scelto la variante delle colorazioni metalliche in questi tre colori, le Storm Duo che, come sapete, adoro. Mettiamo qua. Poi abbiamo queste che sono le Diabolo, in queste colorazioni pastel. Come vedete, già queste prime tre bag vi mostrano appunto perline non così note come altre, insomma. Quindi io trovo meravigliosa questa possibilità di poterle sperimentare e anche avere più colori. Tra l'altro bellissimi questi pastel. Poi ovviamente non possono mancare comunque anche perline che già conosciamo, come le Super Duo, ma trovare appunto l'assortimento a prezzi convenienti. Vi faccio vedere questa, che è stato il motivo che mi ha fatto decidere di prendere. Io di Super Duo ne ho tantissime, qui ultimamente mi vedete che non ne acquisto nei miei video review, difficilmente ci sono le Super Duo, proprio perché ne ho tante, tante colorazioni. Come sapete, mi piace sempre sperimentare le perline nuove, quindi tendo a prendere quelle. Però guardate queste, che belle che sono, e quindi è stata questa diciamo, la molla che mi ha fatto prendere anche le Super Duo. Eccole qua, le ho fatte vedere da vicino perché merita. Questo è il colore, così matte metallic leather. Tutte confezioni ovviamente da 10 grammi, come da mercato solitamente troviamo. Ok, poi abbiamo quest'altra bag, che sono le gocce in acrilico, quelle 22x12, e sono questi colori. 2, 4, 6, 8 per ogni bag, se ho contato bene. 2, 4, 6, 8, sì, in tre colori, quindi quella delle gocce. Poi questa, che è bellissima, quella dei perni, guardate che meraviglia, perni silver, c'era i perni silver, i perni gold, ho preso il silver, e contiene veramente dei perni stupendi. Adesso qua
faccio magari vedere. Questo video appunto durerà tantissimo, ma secondo me ne vale la pena di farvi vedere quello che potete trovare ogni mese, chiaramente diverso, ma sicuramente sempre meraviglioso. E questa è un'idea appunto per farvi dare un'occhiata. Questi sono tutti i perni che c'erano dentro queste bag. Per i prezzi ovviamente vi rimando al sito, perché ogni mese sono diverse le bag, sono diversi i prezzi, i relativi costi ovviamente, però troverete appunto tutto quanto sul sito. Poi ecco, abbiamo anche quest'altra meravigliosa bag con le Paisley, tra l'altro come colorazione le Polychrome, queste tre colorazioni Polychrome. Non ve le tiro fuori perché tanto le Paisley le conosciamo, e queste sono le tre colorazioni che si intravedono. Ok, le vedete bene. Poi un'altra bag che ho adorato è stata questa delle Toho. Io ho pochissime, cioè Toho le sto comunque avendo pian piano, perché in alcuni progetti ovviamente dove ci vogliono le Toho si usano quelle. Per i miei progetti difficilmente li uso, però mai dire mai. Quindi ho preso l'assortimento completo delle Starlight. Queste dovrebbero essere, sì, ok, le Permanent Finish Galvanized Starlight. Sono le tre misure, tutte confezioni appunto da 10 grammi. Ho preso l'oro, appunto questo. Ho preso l'argento, il classico Permanent Finish Galvanized Aluminium. Sono tra l'altro quelle che resistono al tempo, quindi non anneriscono, rimangono sempre belle. Anche lì le tre misure. E poi non poteva mancare questa, che diciamo che tra le Toho è quella che mi piace di più, perché c'è il colore che è bellissimo e quindi anche se sono Toho posso stringere un occhio. Sono le Permanent Finish Galvanizer Rose Gold, l'oro rosa, bellissimo. Belle, belle, belle. Quindi adesso che ho l'assortimento delle Toho, chissà che magari comincio ad accontentare anche le amanti di queste rocaille. Poi guardate queste, le tre misure queste sono perle, le perle in vetro. Sono le tre misure appunto, abbiamo 100 pezzi da 4 mm, abbiamo 50 pezzi da 6 mm, poi abbiamo, adesso non si vede, dovrebbero essere appunto, non so se 40 pezzi anche da 8. Comunque questa era la bag di perle metallic marina, questo è il colore, guardate che bello. Poi abbiamo la bag dei cabochon doppio foro da 7 mm, versione metallica. Io le colorazioni metalliche le adoro, l'avrete già capito. E anche qua abbiamo i cabo doppio foro, quelli più grandini, belli belli. Poi la bag delle Gem Duo Splash, c'è praticamente Gold Splash, quelle appunto con gli schizzi dorati sopra, guardate che belli che sono, questi colori stupendi veramente. Poi la Gem Duo, anche questa è una perlina non molto conosciuta, ma che mi piace tanto, cioè, quindi sono contenta di avere altre tre colorazioni. Questo qua, poi il bianco con questi schizzi mi piace veramente tanto. Poi abbiamo sempre dei cabo doppio foro da 7 mm, abbiamo questi altri colori che adesso questi non si vedono perché sono girati, quindi ve li tiro fuori dalla bustina, tanto non è è un attimo, vi faccio vedere appunto queste altre colorazioni. Eccole qua, bello questo, bellissime tutte e tre. Poi sempre parlando di Toho, ho preso anche queste 110 colorate. Così chissà se ci prendo gusto, ho anche la possibilità di utilizzarle colorate. Un'altra bag Toho. E per finire ho preso anche questa bag di perline da 4 mm in queste colorazioni pastello, che sicuramente utilizzerò tantissimo verso la primavera. Bene, queste erano le bag. Ora tiro via per l'ultima volta il materiale qua davanti, che ho da mostrarvi le ultime due cosine. Ecco, Come ultime due cose vi mostro questi due pacchettini che Valeria mi ha inserito come ulteriore omaggio. Valeria è veramente gentilissima, non finirò mai di ringraziarti per la tua gentilezza. E poi guardate che simpatico questo pacchettino. Sul retro, tra l'altro, c'è questo bellissimo dialogo fra me e il pacchettino.
E questo che cos'è? Il pacchettino risponde: Ciao, sono un piccolo kit con dentro un po' di materiale per rendere unici i tuoi pacchetti regalo. Buon Natale! Io chiaramente li ho aperti il giorno di Natale questi pacchettini, ma sicuramente ci sarà occasione di utilizzarli in altre circostanze, perché comunque i pacchettini regalo li facciamo un po' tutto l'anno e non è materiale prettamente natalizio, quindi ottimo. Non c'è più niente, ok, tirato fuori tutto dal pacchettino. Ci sono questi bellissimi washi tape. Guardate che meraviglia! Sempre veramente ottimi per decorare le nostre scatoline handmade. Poi abbiamo questo cordoncino con i cuoricini, questo nastro, diciamo, nastro, questo vabbè, natalizio, però secondo me si può utilizzare anche in altre occasioni, o in ogni caso quello che non si può utilizzare in altre occasioni sarà sicuramente utilissimo l'anno prossimo. Poi abbiamo queste mezze perle che ho preso già in altre occasioni da Valeria. Ottimo, perché queste io le utilizzo tantissimo per decorare le roselline realizzate con la Big Shot, quindi ottimo. Poi abbiamo queste tag con i relativi cordini che possiamo personalizzare a nostro piacimento, veramente ottimo. Poi questi altri bottoncini, sia a tinta unita che con i pois, che anche questi conoscevo già perché avevo preso in altre occasioni sempre da Valeria, l'ho utilizzato tantissimo anche per decorare piccole creazioni all'uncinetto o comunque per lo scrapbooking. Si possono veramente applicare per fare tante meravigliose decorazioni su supporti diversi. Bello, 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 anzi qua ci vedo addirittura adesso l'idea che mi è venuta così in questi qua di metterci attaccato un perno di quelli con la base, con la colla e diventa un perno col cuoricino, cioè un semplice perno a lobo, diciamo un orecchino a lobo con cuoricino, molto simpatico, questa è un'idea sicuramente carina sia per quelli che per questi qua, per le bambine, veramente deliziosi. Bene, questo è il pacchettino questo qua simpaticissimo della Renna. Poi abbiamo l'altro, questo qua con il bigliettino qua, e guardate, insieme al quadernino personalizzato non poteva mancare la penna sempre personalizzata, griffata per Line per Bijou. Io sono veramente entusiasta di tutto quello che ho ricevuto, sono contentissima. Consiglio a tutte voi ogni mese di provare l'esperienza delle box. Io da quando sono uscite non ne ho mancata una, perché comunque le trovo convenienti, stimolanti. I progetti che ogni mese Francesca ci regala nelle box sono fantastici, e quindi veramente consiglio a tutti voi ogni mese di provare questa esperienza, sia delle box che delle bag, che magari sono più sconosciute, ma altrettanto meravigliose. Ringrazio ancora tantissimo Valeria, Francesca, grazie a tutti voi per aver visionato questo video e alla prossima. Ciao ciao!